Molti service dopo tanta battaglia, c'è una schiarita per i 26 lavoratori della società comunale di Pagani dichiarata fallita. Oggi la firma dell'accordo in base al quale il comune di Pagani si è impegnato a dare vita entro il 30 dicembre ad una nuova società che in futuro dovrà gestire gli stessi servizi attualmente garantiti dalla multiservice, o meglio fino ad oggi garantiti, perché da oggi la società si blocca, i lavoratori non dovranno più lavorare fino a quando non ci sarà la nuova società e quindi non percepiranno alcuna indennità. Dicevamo, il comune ha ancora tempo fino al 30 dicembre per dare vita a questa società, nel frattempo i lavoratori si sono impegnati a non percepire indennità, a non lavorare fino a quel giorno, fino a quando nascerà la partecipata, e a non impugnare i licenziamenti. Un accordo siglato davanti ai curatori fallimentari Giancarlo Rubino e Sergio Como, al sindaco e ai sindacati. Ovviamente la situazione al momento è ancora di attesa, perché nel caso in cui non dovesse essere rispettata questa tempistica, quindi non dovesse nascere questa società, per questi lavoratori non ci sarebbero comunque più speranze. Riteniamo che questa fase ci ha dato ancora più dimostrazione del fatto che andando a fare i servizi direttamente come comune c'è un'efficienza, un'economicità maggiore nei confronti di andare all'esterno. Quali servizi gestirà la futura società comunale? Gli stessi della multiservice, quindi compresi anche i parcheggi e le pulizie, o forse ci sarà una diversa gestione di alcune attività? No, la gestione di questi servizi che lei diceva, così come anche di tutti i servizi che attualmente sono in capo alla ex multiservice, diciamo, vengono trasferiti al nuovo soggetto, e automaticamente abbiamo anche altri servizi che immaginiamo che in questo momento venivano fatti all'esterno, noi li daremo in capo al nuovo soggetto. Facciamo un esempio. Abbiamo in questo momento il verde pubblico, oppure ecco il controllo dei parcheggi che viene fatto direttamente dal comune in questa fase, dai vigili, verrà dato di nuovo in affidamento alla società. Oggi insomma, è stato un percorso anche molto travagliato, e si è fatto anche un po' di tutto, ci dicevano prima, per salvaguardare questi posti di lavoro, che in realtà oggi poteva chiudersi qui questa trattativa con licenziamento. Allora, spieghiamo i termini di questo accordo molto semplicemente. Firmando quel documento, oggi i lavoratori si impegnano a fare e a non fare cosa? Allora, essenzialmente è il comune che si impegna a fare. Per salvaguardare questi posti di lavoro, il Comune si impegna a costituire una nuova società e quindi ripristinare una situazione che era venuta a cessare a seguito del fallimento della multiservice, e quindi garantire ai 26 dipendenti che altrimenti cesserebbero dal lavorare oggi, perché la curatela fallimentare, con grande sforzo e sensibilità del Tribunale, ha cercato di mantenere in piedi i rapporti di lavoro fin quando ha potuto. Ovviamente senza andare a detrimento della massa dei creditori, perché ovviamente il limite del Tribunale e dei curatori è quello di garantire ai creditori della massa fallimentare. Nel caso in cui entro il 30 dicembre il Comune non dovesse più dar vita a questa società, sarebbero licenziati comunque? Sarebbe un problema serissimo per i dipendenti, perché perderebbero definitivamente il posto di lavoro, però andrebbero in questa malaugurata e non creduta ipotesi a perdere quel posto di lavoro che oggi perderebbero sicuramente se non ci fosse stato questo tentativo da parte del Comune, e la verità in particolare il sindaco Bottone, che si è attivato per una procedura veramente complicata, complessa e con qualche rischio per il Comune, perché la buona riuscita è affidata anche alla reperibilità dei mezzi economici e tutto. Lei può aiutarmi a risolvere un mistero sul quale noi tutti i giornalisti di Pagani stiamo indagando da anni. Questa società è stata sempre al centro di mille polemiche per la questione dei debiti. In realtà noi non abbiamo mai capito a quanto ammontano questi debiti, cioè la cifra esatta, il numero dei creditori. Insomma, cosa avete trovato quando avete varcato la soglia di questa società? Abbiamo trovato sicuramente una situazione debitoria molto molto forte, dovuta sicuramente ad una gestione non oculata, non economicamente orientata all'interesse della società, ma anche dovuta al fatto che la riscossione da parte dei cittadini è stata estremamente ridotta.
questa è una società che doveva funzionare essenzialmente reperendo soldi presso i cittadini, perché il cittadino che godeva del servizio doveva a sua volta pagare la società. Ciò non avveniva e quindi questo ha determinato un indebitamento, perché c'erano le uscite ma non c'erano i ricavi, questa è la sostanza. Questi debiti vogliamo quantificare? Sono diversi milioni di euro. Diversi, ma sono ancora in via di accertamento, perché c'è tutta una massa di importi che avrebbe dovuto recuperare Equitalia e è chiamata una rendicontazione, ma non è stata effettuata, perché molti importi venivano esatti a mezzo ruoli e l'esattore dei ruoli era Equitalia. Vanta anche crediti dal comune questa società? C'è stato un contenzioso? Ci sono anche crediti nei confronti del comune, perché anche il comune non ha pagato ingenti importi che avrebbe dovuto dare. E quindi si tenta, diciamo, di recuperare queste somme.